Buongiorno a tutti! Allora, eccomi qui con un nuovo Scopriamo le creazioni in resina. Finalmente sono riuscita a fare questo stampo enorme. Si vede che è enorme, vero? Sì, ma direi che si vede. Questa volta non ho fatto tantissime colate, come vedete, perché sono molto grandi, specialmente questa, ma tipo anche questa è molto grande. E quindi allora, ok, ne ho fatte non molte, ma spero che siano carine visto che mi sono impegnata e ci ho messo parecchio. Allora, vabbè, partiamo con queste che sono gli unici scarti che ho stavolta, solo queste. E ovviamente, vabbè, a parte questa che non mi interessava sinceramente, volevo ovviamente fare questa, cioè questa io la voglio fare tipo in tutti i colori perché lo amo da morire, come sapete. Allora, essendo tutte creazioni con gli sticker, non so davvero da cosa partire. Allora, partiamo da questa, ma secondo me è semplicissima. Oddio, no, invece è particolare. Non mi dispiace. Allora, intanto spero che i colori si vedano bene perché mi sembra che ci sia una luce un po' strana. Allora, c'è Pusheen con lo sfondo rosa e visto che mi era avanzata giusto qualche goccia del colore che vedete qua nell'angolo, che era un fucsia, ho provato proprio a buttarci dentro le gocce e ho visto che si espandevano sperando anche che si vedessero un po' davanti. E infatti si vedono e l'effetto è abbastanza carino, devo dire. Magari ne potevo mettere una anche qui. E sì, vabbè, però mi erano rimaste veramente poche gocce. Però dai, non mi dispiace come effetto. Magari fatto con colori un pochino più contrastanti viene molto carino. Poi allora c'è questa, che come vedete è strapiena di glitter. Adesso voglio vedere che cosa ho combinato. Dai, ma è bellina! Allora, questo me lo potevo risparmiare. Ho provato a fare un fumetto a forma di cuore che ho scritto Hi, nel senso il ghiacciolino che saluta l'altro ghiacciolino. Ma devo dire che senza questo la creazione sarebbe perfetta. Tipo, questo invece potevo veramente risparmiarmelo. Perché poi tra l'altro mi sembrava di averlo colorato bene e invece... oddio, fa abbastanza schifo. Vabbè, e ormai è andata così. Però questo è carino, è molto carino. È venuto, vabbè, qua devo ritagliare tutto. E devo dire che lo sfondo con tutti questi brillantini, anche se è rimasto semi-trasparente, è bellissimo. Ho messo quelle pagliuzze. Mi avete consigliato di chiamarle pagliuzze, ed è giusto secondo me. Ho usato le pagliuzze sia rosa che gialle. Sono bellissime, devo dire. Molto estivo, direi. Sì, dovevo proprio stare ferma e non fare quel fumetto. Ma ho provato a farlo col pennarello e vabbè. Poi voglio tirar fuori queste due. Allora, quale tiro fuori prima? Questa... non lo so, ragazzi, veramente. Vabbè, facciamo a caso. Ho dato un pugno alla fotocamera, scusa, fotocamera. Allora, vediamo un po' questa com'è venuta. Carina, molto semplice, ma carina. In realtà, visto che c'era la finestra, eccetera, che tra l'altro questo sticker è della... dimensione perfetta per questo stampo e per via della finestra volevo fare uno sfondo bianco semplice, infatti l'avevo fatto, poi mi sono detta cavolo, ma io ci ho messo nella finestra un gatto bianco, se metto lo sfondo bianco non si vede niente, infatti ci ho aggiunto un po' di colorante. Poi vabbè, qui ci sono due cuoricini abbinati più o meno alla finestra, niente di che, è abbastanza semplice. Il colore di sfondo è perlato, non so se si vede, si vedono più che altro le sbarre della mia finestra. Vabbè, poi vediamo quest'altro, anche qui ho fatto un esperimento per la colorazione, ma non, secondo me non si vedrà niente. Vediamo, più o meno. Allora, avevo provato a fare un colore di colori abbinati nello sfondo ai fenicotteri. Come vedete ci sono queste chiazze gialle o dorate. E diciamo che se avessi fatto un rosa un pochino più chiaro, tipo quello del fenicottero, forse si sarebbero viste di più. Però così, insomma... questo rosa è venuto un po' troppo scuro, non è molto estivo. Quasi quasi ci metto dietro un po' di bianco. Magari si schiarisce un pochino, così non è niente di che. Poi passiamo a questa che è abbastanza grande. Se non contiamo questo è lo stampo più grosso che ho. E questa spero che sia venuta bene perché secondo me era molto carina. Speriamo, speriamo. Dai, per favore. Ok, grazie, molto gentile. Dai, carina, non mi dispiace. Ho messo una tonnellata di glitter, anche se in alcuni punti tipo si vede lo sfondo bianco e immaginavo, vabbè. Però devo dire che è molto carino. Allora, ho dovuto mettere la guardia, quella che ho ricevuto nel pacco dell'altro giorno, storta perché non ci stava. E tra l'altro ho dovuto tagliare il cappello perché in realtà arrivava tipo qui e non ci stava assolutamente. Però mi piace un sacco, allora... essendo che sembra appunto una di quelle guardie di Londra, eccetera, ci ho messo tutte le... oddio, come si chiamano? I manifesti con la bandiera inglese, scritta Londra, cuoricino, altro cuoricino. E devo dire che è carino! Sì, dai, questo mi piace, mi piace.
Ok, è rimasto solo lui. Purtroppo questo creazioni in resina, scopriamo le creazioni un po' corto, visto, ma però fidatevi che non ci ho messo poco a fare queste creazioni. Intanto ringrazio la Benny per avermi gentilmente aiutato a ritagliare le cose che ci sono qua dentro. Adesso provo ad allontanare un po' la visuale perché è enorme. Io prego veramente, ci ha preso una tonnellata, ho usato veramente tantissima resina. Finalmente, dopo 2 settimane che l'ho comprato, sono riuscita... Dopo 2 settimane che ve l'ho fatto vedere, sono finalmente riuscita a farlo. E niente, ora provo a tirarlo fuori, non so come, perché aiuta, è enorme! Ce la faccio, ce la sto facendo, lo sto spogliando. Ok, madonna, ho paura. Vediamo. Oh mio Dio! Oh mio Dio, oddio, allora, calma. Allora, molta calma, mi piace un sacco. Infatti penso che lo attaccherò al muro. Ho ritagliato, o meglio, la Benny mi ha aiutato a ritagliare gli sticker, li abbiamo plastificati, anzi lei li ha plastificati quasi tutti. Benny, ti adoro, mi ha aiutato moltissimo. Questi sticker di Pushin nello spazio. Erano tutti fatti così, tutti pastellosi, tipo c'è il gelato con il gattino, le varie stelline, i pianeti. Il gelato con il pianeta, bellissimi. E poi ci sono i Pushin con i colori abbinati. E dietro ho provato a fare una specie di effetto galassia, ma non con colori scuri, con colori chiari, appunto. Vi dirò, l'effetto galassia con questi colori non mi fa impazzire, non è male. Ci ho fatto appunto la striscia in mezzo argento con delle stelline che non si vedono, però fa lo stesso. Poi intorno varie chiazze con lo sfondo rosino, sembra bianco ma è rosino, come vedete tutto brillantinoso anche quello. E oddio, sono contentissima, provo a farvela vedere dall'alto. Eccola qui! Come vedete la dimensione è notevole, decisamente. Ce la voglio assolutamente attaccarla al muro, cioè è bellissima. Sono troppo contenta di come è venuta. E niente, magari ve la faccio un attimino vedere benissimo nei dettagli. Mettiamola bene a fuoco. Ok, lo sfondo comunque, non so quanto si vede dalla fotocamera, vabbè, ma quando io riprendo cose violette la fotocamera non le riprende mai. Non era un rosino, mi è venuto in mente che era un lilla molto chiaro. E vabbè, qua non so cosa è successo con i glitter. E comunque niente, da davanti si vedono tutti i brillantini, comunque molto carino. Ok, sono molto contenta. Se avessi avuto dei glitter un po' più pastellosi mi sarebbero piaciuti, però magari non rendevano molto visto che gli sticker sono pastellosi, glitter pastellosi magari. Quindi ecco qui le creazioni di oggi. Fatemi sapere qual è la vostra preferita. La mia è questa senz'altro. Anche questa mi piace molto, però questa mi piace moltissimo. Sono molto contenta del risultato. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like per la mia cara creazione gigante che aspettavate tanto e che ci ho messo un bel po' a fare, soprattutto tanta resina. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!